Variando la posizione in cui ci mettiamo per svolgere l'esercizio delle alzate laterali, possiamo andare a influenzare maggiormente una porzione del range e quindi a mettere più enfasi in quella parte, appunto, del range di movimento. Una delle possibili varianti è quella di inclinarci col nostro corpo, quindi invece di svolgere l'esercizio da in piedi dritti, andare appunto a inclinarci. In questo modo, quando saremo nella posizione alta, in rispetto al nostro corpo avremmo alzato il braccio di più rispetto a quello che facciamo nella versione da in piedi, dove il braccio raggiunge questa posizione al massimo. Quindi, per svolgere l'esercizio, andremo a tenerci con il braccio che non lavora il macchinario, posizioniamo uno o entrambi i piedi per terra vicino al macchinario a seconda della comodità e cercheremo di tenere il corpo in asse. Qui dobbiamo stare attenti a far sì che il nostro corpo non si afflosci, che il sedere, che il nostro fianco non si abbassi. Da questa posizione svolgiamo un'alzata laterale normale, quindi sempre cercando di mantenere la spalla bassa col gomito leggermente piegato e cercando di allontanare la mano da noi il più possibile. E svolgere l'esercizio in questo modo, per l'appunto, andrà a mettere l'enfasi maggiormente sulla posizione di massima contrazione, quindi sul range di movimento in alto.